sesta giornata del campionato di promozione, il Nicosia ospita la capolista Belpasso. Il Nicosia schiera Castro Giovanni, Gian Grasso, Marco, Livolsi, Leanza, Carastro, Carlisi, Bruno, Catania, Sciuto, Bonaiuto, Presti, Filippo. Risponde il Belpasso di Dignoti con Saglimbene, Celso, Venuto, Topazio, Castronovo, Cosenza, Bagnato, Trovato, Russo, Garufi, Bonaccorsi. Prima azione pericolosa per il Nicosia, punizione di Catania, in area Saglimbene anticipa Sciuto, da fuori area Carlisi, spara alto. Al 23esimo il Belpasso sfiora il gol, cross di Celso, Castro Giovanni smanaccia la palla, arriva Castronovo, il cui tiro termina sul palo, in area Russo, non approfitta della ribattuta. Al 25esimo il Leanza che di testa anticipa gli attaccanti del Belpasso in area. Un minuto dopo è Bonaiuto per il Nicosia che lancia in area Presti Filippo, anticipato da un'uscita di Saglimbene. Al 30esimo una punizione di Sciuto viene bloccata in due tempi da Saglimbene. Un minuto più tardi Carlisi sulla sinistra cross in area, ma ancora una volta Saglimbene in uscita anticipa la corrente Sciuto. Al 33esimo Bonaiuto trova sulla sinistra Carlisi che entra in area, tira ma un rimpallo favorisce Presti Filippo, il cui tiro viene bloccato da Saglimbene. Ultima azione al 45esimo, punizione sulla sinistra di Bonaiuto, Saglimbene in uscita, anticipa Sciuto. Inizia il secondo tempo con le squadre ferme sul risultato di 0-0. Comincia bene il Nicosia, al 48esimo un lancio in area di Catania, trova solo Presti Filippo che segna, ma il gol è annullato per fuorigioco dall'arbitro. Un minuto dopo un angolo tirato bene in area da Bonaiuto trova la testa di Sciuto, anticipato però dall'uscita di Saglimbene. Ed ancora Bonaiuto al 50esimo apre in area su Presti Filippo, anticipato ancora una volta da Saglimbene. Al 53esimo la punizione di Bonaiuto termina di poco al lato alla sinistra di Saglimbene. Al 62esimo capolavoro balistico di Bruno che scocca un tiro cross dalla tre quarti che si insacca alle spalle di Saglimbene, Nicosia meritatamente in vantaggio. Risponde il Belpasso al 67esimo con un tiro di Russo messo in angolo da Castro Giovanni. Sul successivo calcio d'angolo è ancora Russo che da distanza ravvicinata tira su Castro Giovanni che mette in angolo. Al 72esimo un colpo di tacco dal limite di Russo smarca Bonaccorsi, Carastro lo atterra in aria e l'arbitro fischia il penalty, protesta dei nicosiani per i rigori, il fallo sembrerebbe iniziare da fuori area. Si incarica del tiro Russo che pareggia i conti con il Nicosia. All'81esimo il Belpasso sfiora il colpaccio, da un calcio d'angolo nasce una mischia in aria e Bonaccorsi sfiora la rete infortunandosi. E l'ultima azione prima del fischio finale, Nicosia ferma la capolista Belpasso, i biancorossi sono apparsi in forma e tonici, per niente intimoriti di fronte ai più quotati avversari.